questo programma è offerto da... Istituto Sant'Ambrose, la prima scuola per diventare di Milano in sole 24 ore. Ho paura, ho paura. Dai, su. È l'ultima? Sì, con questa poi abbiamo finito la cura del ricostituente. Dai, tieni molle qua. Piano, piano, fa piano, mi raccomando, amore. Ma cosa vuoi che sia? Non rompere le trifole. Guarda che qui in Rai mi chiamano la Candy Candy dalla Rai, Ho capito, ma io ho paura, sai? Smettila, sono un'infermiera d'eccezione. Vengono tutti a farsi fare le iniezioni da me qua. Ecco qua. Tieni molle sto muscolo. Te lo dico io quando, Sì, va bene, dai, su. Aspetta, conto fino a tre. Bravo. Uno, due, un bacino. Bacino, te. Acqua e zucchero. Che acqua e zucchero? Smetti, non fare il bambino adesso. Dai, su, colpo secco, ecco, così. Porca miseria, guarda che sei rotto l'ago. Che ho. Maledetto, e te l'avevo detto di lasciare molle il muscolo. Oh, giù da Flynn, guarda qua. Ma mica un succoli. Ciao Vale. Ciao Vale. Ciao Vale. Bagna cauda o tagliarin? Bagna cauda, che buona! Bagna cauda. Tagliarin. Bagna cauda. A tutti e due! A me la bagna cauda non piace. Tagliarin. Bagna cauda. Bagna cauda. Tagliarin. Tagliarini. Tagliarini, Bagna cauda. Tutte e due sono buone. Tagliarini. Bagna cauda. Tagliarin. Bagna cauda. Tagliarini. Forse più la bagna cauda, proprio perché la mangio più raramente. I tagliarini a volte li compro già fatti. Bagna cauda. Tagliarin. Ah, tutti e due? Tagliarin. Tagliarin. Beh, tagliarin, la bagna cauda alla mia età è piuttosto pesante. Tagliarin. La bagna cauda, anche la stagione. Questa bagna cauda l'ho mangiata una volta. E non è male, devo dire. Ragazzi? Ragazzi? Perché non mi guardate mai? Perché ci fai pena? E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. Oh ciao, ciao belli, allora, oggi sono tanto di buon umore, la vacca è andata su, la vacca è andata su, forza, vola, l'hai vista una che vola, guarda che oggi sono proprio in forma, né, bro, sì, guarda che, hai visto la vacca che vola, data su di prezzo, ehi, vacca vitello. Vitello della corsia, la femmina, tutto bello, tanto contento, maiale giù, maiale, proprio crollato, proprio maiale a terra, proprio maiale, mai visto una cosa così, la scrofa di terza carriera, terza categoria, proprio finita, 0,32, guarda che può niente, ma vale più niente, le oche vanno bene, le oche hanno guadagnato, dove sono le oche? Oche d'allevamento da 4,50 a 6, guarda che giambe prese, non è quello, che giambe prese, non è lui, perché che, se vai a vedere... Che te ne compri pulcine, poi dopo vengo. Guarda che. Non è ma. È bello, no? Guarda che è andata bene, no? Oh, è andata bene, no? Ma la vacca è andata su! La vacca, oh, mica è bello, la vacca è andata su! Viva la vacca! C'ho sti box qua che. Non fastidio. Comunque, te, se volete trovarvi bene, no? Ma veramente bene, venite da me. La mia casa, c'ho delle galline di 35 kg! Porca loca, capisci? Ci chiamate qua all'indirizzo mio alla radio qua. Che radio è quella? Mi dimentico ogni volta. Qual è? Rete quarta. Ci chiamate qua, rete quarta. Manda il corru, il mail. E venite a mia casa. Bel pintone. Prezzo ve lo faccio io, ma roba. Te.
roba genuina, no? Capite? No! Oddio, e qui comando io! E queste cose mio! Uffa! La tua vita è triste? Ti senti chiusa? Sei falso e cortese? Vivi in una città grigia? Sei torinese! Esci dalla pauta! Esci dalla pauta! Esci dalla pauta! Iscriviti anche tu alla scuola per diventare... Di Milano! Istituto Sant'Ambrose, la prima scuola per diventare di Milano in sole 24 ore. Bella lì, benvenuti all'Istituto Sant'Ambrose, una scuola altamente specializzata che vi cambierà la vita da così a così. Io ero torinese da molto tempo, ma da quando ho scoperto l'Istituto Sant'Ambrose e sono diventato di Milano, ragazzi, sono un uomo felice, perché qui all'Istituto Sant'Ambrose ci sanno fare! Essere torinese era terribile. Ci vedevo proprio poco e questo chiaramente mi creava dei disagi. Ma da quando, grazie all'Istituto Sant'Ambrose, sono diventato di Milano, beh, la mia vita indubbiamente è cambiata. Comunque siamo di qui, Sei tu, dai! Già dicevo! E dicevo che... conosco più la mia bella Torino. Pensate che ieri mi sono perso. Volevo andare da Mulassano a spendere la pensione. Ho preso il 16 e si è trasformato in 56 44, dando 2 23 terno e secco. Così sono finita sulla dentiera. La tua? La sua. Questa di Superga. Oh. Io devo dire una cosa. Vedi? Che mi sta particolarmente a cuore. Sì, devo fare una sputa il pollo. Io sputo sto pollo perché non ne posso più. Mi hanno chiuso dal trucco. Ora io mi dico! Sì. Neanche farmi una telefonatina. Signorina Vittoria, abbiamo chiuso dal trucco. Cosa ne pensa? Niente! Ne bastardi! Non ne posso più. No, non te la prendo. Mi hanno chiuso dal trucco. No, non te la prendo. Quel negozio meraviglioso, storico, della mia bella Torino. Mangiamo i pesticidi. Ma è vero che quelli di Falchiero sono piccoli? Ma qui non c'è niente. No, no, nemmeno niente. Infatti ha chiuso! Poco, che simpatico. E non c'è niente. Ecco, bene, siamo di nuovo collegati con il grande progettista, no, design subito, automobilistico, subito. Lo studio dell'ingegnere Pinin Farina. Deve correre subito a casa, ascolti bene, deve correre subito a casa perché sua moglie è stata investita da un tram e spiaccicata tutta sul palazzo. Sì, ancora al terzo piano in grondaia. Corra subito, subito, è spiaccicata, subito. Scusi, ingegnere, forse abbiamo sbagliato un momento perché è qualcosa di... Cos'ha? Un ictus? Cosa c'è? Era uno scherzo che stavo facendo. Ma chi era il telefono? Adesso dello scherzo? Giugiaro. Permetta, è uno scherzo di pessimo gusto e io... Ecco, a proposito di pessimo gusto, parliamo di lei. Parliamo di un nuovo modello di casa Fiat. Sì. Il prossimo, quale sarà? Allora, abbiamo appena finito di progettarlo, signori. La Fiat Zarro. Eccola qua. Interni in chiodo, bandana superiore a coprire la capote e gancio traino montato di serie. Di serie. Perché, scusi, il gancio traino di serie? Perché serve a tenere su il carrello di serie. Sì, di ma serie. Perché bisogna portare per forza il carrello? È perché sennò l'autoradio come la porti? Lei pensi che è talmente grande che bisogna pagare il bollo a parte solo per l'autoradio? L'ho capito. Senta, questa macchina ha qualche optional particolare o la solita bufala, diciamo? No, che no, è bella la Fiat Zarro. Lo dico sinceramente, nessuna cosa eccezionale, pazzesca, però un bel CD di musica lo regaliamo. Pensate, un CD musicale di Carmine Burana. Che bello, Carmine Burana, musica classica, insomma, un segno. No. Lei dimentica che è la Fiat Zarro. E quindi... Carmine Burana è un neomelodico napoletano, quello che canta T'ho messo in moto stanotte. Che schifo. Le lasciamo perdere, andiamo avanti con la descrizione di questa macchina, la Fiat Zarro. Ma guardi, allora, intanto ha un computer di bordo che io mi permetterei di dire è veramente all'avanguardia. Sì. Poi, ecco, le faccio sentire il clacson, ad esempio, ci è una cosa particolare. Senta. Sentiamo. Un po'. Oh, prendate! Poi? Poi non lo so, vuole cosa posso farle vedere di particolare? Non so, qualche altro... Ah, guardi un po' questa strumentazione qua. Ti toglio il coglione. Cosa sono questi? Gli offendi nebbia. Arrivederci, ingegnere, scusate. Dove va? Niente, arrivederci. Ma scusi, e sono ancora qui, allora... Umberto.
La Lancia Umberto. All'atto dell'iscrizione all'Istituto Sant'Ambrose, ragazzi, vi verrà consegnato il fantastico kit del perfetto milanese. Potrai immediatamente esercitarti, comodamente, immediatamente, comodamente, immediatamente, immediatamente, comodamente, a casa tua. E allora non perdete tempo, iscrivetevi subito all'Istituto Sant'Ambrose, solo così diventerete di Milano e potrete dire finalmente anche voi... Uè, figa! Istituto Sant'Ambrose, l'unica scuola per diventare di Milano. Buonasera da Simonetta Bo. E da Sostiene Pereira. Dramma della solitudine. L'altra sera sono andata in un noto bar dei Murazzi e non mi hanno neanche cagata di striscio. Ho chiesto un punch e volevano darmi un bianco fruttato della California. Ma fruttatevi il culo! Previsioni del tempo. Quando lo Shaberton ha il cappello... Oh, che fa brutto, o oh, che fa bello. Domani... Fiocco. Buonasera. Leronea, non ci prenda la sprovvista, è come una pioggia estiva che ci bagna in mezzo al mare. Leronea, se non ci perde mai di vista, è come una pioggia estiva che ci guarda naufragar. Leronea, se non ci prenda la sprovvista, è come una pioggia estiva che ci bagna in mezzo al mare. Chi ci guarda naufragare, è me dolce naufragare. Chi ci guarda naufragare. Ciao, Balli.